Sì, grazie Presidente. Ne illustro due, il terzo lo illustrerà il collega De Carlo. Abbiamo... Quale illustra quindi? Io illustro l'1.1 e l'1.4. Grazie. Dimmi che illustro io. Sì, sì, sì. Mentre l'1.6 sarà illustrato dal senatore De Carlo. È chiaro. Sì. Avevamo presentato 6 emendamenti, ne abbiamo ritirati 3. Ovviamente questa risoluzione di maggioranza non ci rappresenta, ma abbiamo voluto presentare degli emendamenti costruttivi e non fare battaglie pretestuose. Abbiamo soprattutto anche voluto evitare inutili spaccature nel centrodestra. Come Fratelli d'Italia continuiamo a pensare che questa sia una fase transitoria, innaturale, di un'alleanza di governo ampia, ma il nostro intento è quello comunque di preservare l'unità del centrodestra per dare all'Italia un governo diverso, un governo di patrioti. E quindi abbiamo evitato inutili divisioni. Abbiamo però mantenuto dei principi ai quali non solo teniamo, ma reputiamo utili per l'Italia. Il primo è quello là di dare concretezza a quanto chiesto dall'Unione Europea, e cioè di adoperarsi per difendere i confini esterni dell'Unione Europea e contrastare l'immigrazione illegale di massa, perché anche questo non è scontato. La sinistra italiana crede che sia giusto aprire i confini all'immigrazione illegale di massa. L'Unione Europea non è d'accordo, in ogni sede dice agli Stati membri, ma soprattutto all'Italia, controlla i tuoi confini. Pensiamo che questo debba essere fatto anche per non far diventare l'Italia il campo profughi d'Europa, e quindi chiediamo un impegno concreto del governo su questo. Nell'emendamento 1.4 poniamo una questione di civiltà che Fratelli d'Italia ha provato più volte a porre in ogni sede, e cioè: come è possibile che l'Unione Europea, così attenta giustamente al rispetto dei diritti umani, ai diritti di ogni cittadino, ai diritti delle minoranze, ai diritti delle donne, ai diritti degli omosessuali, faccia finta di non sapere che stringe in continuazione accordi di tutte le nature con paesi che non rispettano questi diritti? La reputiamo una grande anomalia e una grande ipocrisia. Ecco allora che abbiamo chiesto che l'Italia si impegni in Europa affinché vengano vietati accordi culturali e di formazione con quegli stati che prevedono nel proprio ordinamento leggi che non riconoscono la piena parità di diritti alle donne e che prevedono al loro interno il reato di omosessualità. Non è che stiamo dicendo di non avere rapporti diplomatici, stiamo circoscrivendo la questione agli accordi culturali e formativi, perché magari, così come è già successo con l'accordo del Qatar, con l'unico voto contrario di Fratelli d'Italia, diventa bizzarro favorire gli interscambi culturali delle nostre scolaresche col Qatar, dove c'è il reato di omosessualità. Non ha molto senso. E allora chiediamo questo impegno. Ci auguriamo che il governo voglia accogliere questi emendamenti di buonsenso di Fratelli d'Italia. Grazie. Grazie.